schifo, quell'essere sì si schifo. No, ma neanche io ho fatto le prove, l'abbiamo detto anche l'altro giorno. No, ma a me è meglio se ci vengono fatte delle domande. Qui deve essere sempre si fa salotto, non è una cosa accademica, capito? Va bene che abbiamo messo un cuscino sotto per stare un po' in quadro, però... Sì. Però insomma, guarda anche l'acqua minera. L'acqua è determinante, io sempre lo dico a lui. E ora arrivano. Allora, da dove si parte? Dunque, a me non è che mi piaccia molto stare qui dietro a questo tavolo, però Daino Bianco vuole così, bisogna adattarsi, no? Bene, allora, buonasera a tutti, io direi che avrei bisogno di un'altra partecipante, la signora Mani, se non ha niente di meglio da fare, magari se viene qui a farci compagnia in questo salotto. Nicola Vittum, e mi ritrovo sempre coinvolto in queste situazioni salottiere del Saltino qui al Daino Bianco, che naturalmente è una nuova iniziativa di Saltino, questo emporio alle nostre spalle, e Maria Teresa, Marco e Irene, che sono i proprietari e gestori di questo negozio, hanno messo a disposizione questo che una volta era una terrazza. Questa terrazza, a vederla così, sembra che non abbia molta storia, che non faccia molta figura, però c'è una bella storia dietro. Questa terrazza è stata voluta negli anni 30 del Novecento dall'ingegner Liccioli del comune di Rieggello, che ha fatto tante ville quassù, fra l'altro anche quella lì che vediamo alle spalle è dell'ingegner Liccioli. E lui ebbe l'idea di creare qui, dovete considerare che qui c'era un balzo che andava giù alla strada di sotto, e lui ebbe l'idea di creare questa terrazza panoramica un po', diciamo, come il piazzale Michelangelo a Firenze, no? Da dove si vede tutto il paesaggio. Perché? Perché lui ebbe l'idea e disse, venendo da quella strada, cioè da Vallombrosa, quando si arriva è bello avere l'infilata della valle. Non c'erano naturalmente queste piante, quindi uno che arrivava effettivamente aveva un bel colpo d'occhio, e che era veramente affascinante anche la sera, insomma la gente veniva qui a guardare il panorama eccetera. Poi pian pianino le piante sono cresciute e hanno ostruito, questa terrazza è rimasta abbandonata per tanti anni. Ha perso la sua agibilità, Maria Teresa l'ha resa fruibile insieme alla sua famiglia mettendo questa rete, in attesa, speriamo, di poter restaurare questo muro e di poter sfoltire un pochino queste piante e restituire ai villeggianti questa bellissima terrazza. Nulla, in questa terrazza noi durante l'estate abbiamo organizzato tante cose, molte delle quali sono state un po' disturbate dalla pioggia, poco ci manca anche dalla neve, mamma mia, quest'anno veramente non ci ha voluto bene il tempo. Comunque noi non demordiamo, continuiamo a fare le nostre belle presentazioni, e appunto la giornata di oggi è dedicata alla poesia. Bene. Eccola qua. Allora, infatti oggi prosa e poesia, si parla di prosa e poesia presentando due autrici. Una giovane, sì, poi ti dà noia. Una giovane, Valentina, e una signora. No, una signora che è giovanissima nello spirito e che io conosco. Da quando ero giovane, da quando io ero giovane. Bene, e nulla, abbiamo fatto questo incontro fra queste due poetesse, che si interessano anche di prosa naturalmente,
E abbiamo fatto questo incontro non per metterle a confronto, ma per vedere due mondi diversi. Intendiamoci, il tutto non è stato voluto, è venuto un po' fuori così, pian pianino. Cioè, è successo perché la signora Anna Maria mi telefonò un paio d'anni fa che mi voleva fare leggere qualche cosa. Di che si trattava? Si trattava di sue poesie. E io ero un po' perplesso perché forse io non sono molto preparato in poesia e al di là delle poesie che ho studiato a scuola, poi dopo mi sono più dilettato di libri, di romanzi, di saggi, eccetera, ma non tanto di poesia. Però la signora Mani mi ha un po' violentato e mi ha costretto a leggere qualcosa. E per me è stata una bellissima scoperta perché ho scoperto che anche alle persone come me che non hanno una grande preparazione si può andare veramente a toccare il cuore, quello che mi è appunto successo leggendo le sue cose. Poi tutto questo materiale che lei mi ha dato era in disordine, erano fogli in disordine, erano album messi così, eccetera. Gli andava dato un ordine e io non sapevo come fare. Quindi ho dovuto cercare nelle mie conoscenze, ho dovuto cercare una persona che mi potesse aiutare e chi, se non Valentina, che di poesia se ne intende da diverso tempo. Valentina ha accettato di buon grado questo incarico. Credo che fra Valentina e Anna Maria sia nato un bel feeling a livello di cultura, di poesia e anche brava di simpatia, e quindi è venuto fuori una cosa molto carina. Oltre a un'amicizia è venuto fuori anche un risultato di un lavoro. Bene, ma veniamo intanto a presentare Valentina. Io vi leggo brevemente chi è Valentina per chi non la conosce. Valentina Gestri è nata il 21 gennaio 1989 a Firenze. Beh, se lo ricorda dove era nel 1989. Qui vicino. Bene, frequenta il liceo. Non dire il mio anno dopo, eh. Accipicchia. Me lo sono già segnato. Frequenta il liceo scientifico non trascurando la sua grande passione, la poesia. Nel febbraio 2006 partecipa al convegno Colloqui Fiorentini organizzato da DS. È un'organizzazione letteraria. Vedete che ci sono tante cose, io veramente, mamma mia. Bene. Nel maggio 2006 si classifica seconda nel concorso nazionale di poesia La Campagna Toscana, della sezione autonoma Chianti Fiorentino, con la poesia Campagna Toscana Loco di Disì. Nel dicembre 2006 le viene pubblicato un libro con le sue poesie dalla casa editrice Libri Liberi, che è... Ah, non è quello? Allora me lo son perso. Nel maggio 2007 partecipa all'organizzazione del concorso di poesia Chi scrive, chi legge. Nell'agosto 2007 viene pubblicata la poesia L'attesa, sull'antologia di Albus Edizioni. Nell'estate e autunno 2007 collabora alla realizzazione della nona edizione del concorso Chi scrive, chi legge, realizzato ogni anno in Palazzo Vecchio, partecipa agli incontri alle Giubbe Rosse e a Pianeta Poesia. Nell'ottobre 2007 viene pubblicata la poesia Raggio di Sole, nell'antologia delle opere più significative del concorso letterario Città di Monza 2007. Nel maggio 2008 partecipa nuovamente alla realizzazione del concorso Chi scrive, chi legge, creando un gruppo di correttori di elaborati per la lettura al concorso.
Nel giugno 2008 ottieni il diploma al liceo scientifico. Nel febbraio 2009 partecipa nuovamente alla realizzazione del concorso Chi scrive, chi legge. Nell'ottobre 2009 viene pubblicata la poesia L'attesa sull'antologia La bellezza, i grandi temi della poesia di Giulio Perrone editore e nel novembre 2009 viene pubblicata la poesia Ultimo sguardo nel libro Poesie del nuovo millennio di Aletti editore. Insomma, qui c'è un bel curriculum che a vedere Valentina così giovane uno dice mamma mia, ma questa ha cominciato da bambina, quindi senz'altro una bella cosa. Poi Valentina appunto ha fatto questi due libri, uno è Heart Shadow, che è il primo, l'avevo pubblicato nel 2006, diciamo quando era ancora alle superiori, con libri liberi appunto, e diciamo che nacque per caso perché diciamo io dissi vabbè voglio pubblicare un libro e chiesi ai miei professori come si faceva e mi consigliarono di andare e andai così da sola alla casa editrice e quindi piacque il manoscritto e comunque me lo vollero pubblicare e quindi diciamo nacque per pura casualità anche lì e lo stesso anche cioè qui diciamo fu una cosa un po', è stata una cosa più costruita anche tutta la realizzazione questo fuochi vitali fuochi glaciali sì, questo è dell'anno scorso cioè di dicembre dell'anno scorso diciamo all'inizio non l'ho voluto pubblicare perché sono poesie che comunque ho scritto sempre alle superiori fino al primo anno di università, cioè tipo due anni fa, fino a due anni fa, quindi diciamo nell'arco di diversi anni che ho raccolto e selezionato e via via fino a costruire una specie di canzoniere diciamo. E poi ci sono varie poesie di vario genere per diciamo è un percorso di vita e di sentimenti che vuole diciamo è un percorso più che altro sia per far vedere come nasce la poesia sia come nasce la vita stessa e come muore. Infatti cioè, la selezione e la posizione dei testi non è casuale e infatti come dicevo all'inizio non volevo ci ho messo tanto anche per pubblicarlo perché comunque anche la poesia richiede il suo tempo diciamo richiede il suo tempo per scegliere per cioè io diciamo ho sempre scritto l'ispirazione che mi veniva era quella che poi era la poesia stessa, non, di solito ricambio pochissime cose o niente, perché è proprio una cosa di getto, sì. Uh-huh. Infatti non molti condividono questo mio modo di pensare e soprattutto adesso molti lo contestano questo modo. Cioè di scrivere di getto? Non si fa normalmente? No, adesso non più tanto. Cioè, ora si tende a... Si tende a essere poeti artigiani più che altro. Cioè di si tende a rielaborare di più. E comunque io fin da quando ero piccola, fin da quando ero alle superiori, che insomma ho iniziato a scrivere quando avevo 14-15 anni, le prime cose, le prime parole buttate lì, ho sempre portato avanti queste mie idee. E fino ad arrivare ho cambiato tanti stili, ho cambiato tanti modi di scrivere e adesso ho cambiato anche tematiche, quelle di ora sono molto più quasi catastrofiche, no? Cioè più apocalittiche. Vedi nero? Sì. Leggi troppi giornali, forse scandalistici oppure... No, anche perché comunque un po' rispecchiano, cioè la poesia deve anche un po' rispecchiare la realtà
no, la realtà sia interiore che esteriore, e quindi cambiando io è cambiata anche la mia poesia. E un periodo buio, il periodo buio, cioè poi crescendo si acquisiscono molte più consapevolezze, e le consapevolezze portano poi a, anche a, al buio, diciamo. Insomma è un periodo di transizione e di elaborazione anche mentale. È l'età, direi. Sì, ci siamo passati un po' tutti, no? Comunque io penso, allora... il discorso della poesia rielaborata o la poesia di getto, ma io non lo so, forse se posso dare una mia modesta interpretazione, magari la poesia è come un quadro, io penso che un quadro comunque viene un pochino di getto e poi insomma uno lavora su una idea già costruita, ma i ritocchi sono minimi. Io lo vedevo anche quando facevo la fotografia, mi sono dedicato per tanti anni alla fotografia, e una fotografia, insomma, non, secondo me non si vede attraverso il mirino della macchina fotografica, ma si vede osservando ed estrapolando una certa situazione da un contesto, e quella si cerca di fermarla usando appunto la macchina fotografica come se fosse il pennello del pittore. Quindi anche nel caso della poesia, io personalmente credo effettivamente che debba essere più di getto, e salvo poi minime correzioni, però logicamente poi ognuno deve seguire la propria sensibilità. Va bene, nell'ultimo libro appunto di Valentina ci sono delle belle introduzioni che io... siccome io Valentina da un punto di vista della poesia la conosco poco, proprio per il fatto che lei ci bazzica tanto nella poesia, io un pochino meno, capito? Però da quello che leggo qui, Valentina con il suo talento riesce a toccare nel profondo del nostro cuore, a farci capire con la sua poesia il mistero dell'amore e quindi della vita. Valentina cerca un equilibrio nel cielo dei suoi sentimenti, avvertendone inevitabilmente i misteriosi ed irrisolubili contrasti. La potenza dell'amore falsa la realtà, stravolge ogni reale cognizione temporale, così che il tempo a momenti scade turbinosamente o, virgolette aperte, ogni attimo di pausa ci pare eterno, chiuse le virgolette, e non si può che restare inermi di fronte alla piacevole quanto spaventosa disorientante sensazione di impotenza, di fronte al senso del non senso, alla volontà di spiccare il volo e allo stesso tempo di tenere i piedi ben saldati a terra per paura della vertigine. Mi piace questo pensiero. È come se il tempo portasse via con sé anche l'impeto delle emozioni e se ne potesse già ora parlare solo al passato. Ma non è forse questa la lotta perenne che anima i cuori di ognuno di noi? Che mai si risolve, che mai porta a compimento, le nostre scelte, che ci tiene in vita, che come in Valentina ci pone a metà fra il desiderio di illudersi, sognare, toccare altissime vette e quello di avere il controllo, tenere gli occhi aperti e quindi non lasciarsi mai trascinare da quel sentimento che, pur riguardante ogni essere umano, va oltre ogni umana facoltà. Nessuna risposta in questi versi, nessuna segreta soluzione, ma solo l'occasione per riflettere, per interrogarsi. Questo è un percorso, questo di Valentina, è un percorso di ricordi evocativi tratti dall'inconscio, da quella strana musica che è il mondo. Strana musica che è il mondo, molto bello questo. Ricordi rielaborati da una mente che stravolge la realtà, trasformandola in favola incantata. Questo è Valentina Gestri. Bene, concludo e poi passiamo a presentare la nostra signora Mani. Io vorrei leggere una poesia, poi fischiatemi se l'ho letta male, ma io ci provo.
non sono un lettore di poesie, anzi mi dirà, non si leggono così le poesie. Come si intitola? Dream World. Mamma mia. Se tutto fosse come un sogno, come quei dolci irripetibili attimi, altro dalla glaciale realtà, dove siamo? Non so, né lo voglio sapere. So solo che qui per sempre con te vorrei restare. Ultimo rintocco, ti prego, non andartene. Questa è Valentina Gestri. Allora. E ora veniamo alla signora Anna Maria Giuntimani, che è emozionatissima. Bene, la signora Mani ha fatto il suo libro, il suo primo libro, e no, questo io penso che ci sarà un seguito, ha fatto un libro che doveva essere fatto, perché giustamente quando parlammo insieme lei mi diceva, e queste cose succedono spesso, se io un giorno non ci sarò più, arriva magari qualcuno della famiglia, vede tutti questi fogli scritti e butta via tutto. Magari dà un'occhiata così e insomma, chi è che non ha fatto di queste cose senza rendersi conto che erano cose importanti? Insomma, io ne so qualcosa personalmente a livello di mia famiglia, quando mio nonno, che è stato molti anni in Cina, nell'esercito tedesco, poi lui è ritornato dalla Cina, è andato in pensione, è morto, e dopo la sua morte le figlie, due figlie, una era mia madre con la sorella, un giorno erano lì, avevano tutti questi diari che lui aveva scritto durante la sua permanenza in Cina, e guarda questi diari e dice ma chi è che li leggerà più? Prende e incomincia a strappare tutto e ha buttato via tutto, e qui si perdono delle cose veramente importanti. Ecco, la signora Mani ha detto, dice, io insomma, se lascio questi fogli così in disordine arriva veramente qualcuno, si apre una finestra, entra il temporale e porta via tutto, buttano via tutto. Capito? Allora è venuto fuori questo bellissimo libro, che appunto è il frutto di una collaborazione fra Valentina e Anna Maria, ed è venuto fuori questo Parole in libertà. Che ce lo dirà? O ce lo dice subito? No, Parole in libertà. Intanto, questo l'ho dedicato a una persona, che è questa questa copertina è stata tolta da una piccolissima fotografia che io feci quando avevo 11 anni. Questa è mia sorella, e dopo 4 mesi prese la sua libertà. Aveva il nome di un fiore, Iris. E io questa piccola fotografia ho voluto fare la copertina di questo libro, proprio in ricordo di lei. Ecco, la copertina ha questo significato. Infatti, ecco infatti in questa fotografia si vede questa bambina che getta una palla 18 anni. In alto. 19 anni, 18 anni. E prima aveva altre idee per la copertina, eccetera. E mi ricordo quando ho visto questa fotografia, una fotografia unica proprio, anche proprio come idea e anche come fortuna di aver inquadrato questa palla che vola in alto, che è piena di significato.
questa bambina che lancia una palla in alto, insomma è una fotografia veramente bellissima, quindi azzeccata anche per questo libro, per il contesto di questo libro e per quello che rappresenta con le sue poesie e con la sua prosa. Alzo un pochino questo. Perché questo, ecco, perché sono microfoni diversi. Bene, allora, Anna Maria Giuntimani ha fatto sì il suo primo libro, però viene da, ha una notevole esperienza. Infatti mi ha dato un po' di appunti e qui si comincia, vedo, con il... lei ha partecipato a tanti premi letterari e di poesia, già dal lontano 2003, dove... a Bruxelles, la Bottega d'Arte, Bottega dell'Arte, nel 2003 ha partecipato e ha vinto subito il secondo premio nel settore poesia con Noi Soli. Nel 2004 il secondo premio, sempre nella poesia per Amica, e il secondo premio nel settore prosa con La Bicicletta, che io ho letto, molto bello questo racconto. Allora, 2005, il primo premio di poesia La Sera, sempre a Bruxelles, nell'ambito della Bottega dell'Arte, e sempre nel 2005 il primo premio di prosa Viaggio in Maremma. 2006, il primo premio di prosa, di poesia con Sogno, e il secondo premio nel settore prosa Un giorno di maggio al mare. Poi il 2007 il primo premio di poesia Pensieri, questo per quanto riguarda la Bottega dell'Arte a Bruxelles. Poi però nel 2004, oltre a quello, vedo che ha vinto a Riva del Garda con la manifestazione Riva del Garda 50 e più. Nel 2004 ha avuto una menzione speciale per la prosa con Bettina, Baccelli e Sale. Poi ha avuto sempre nel 2004, in quell'occasione, la Farfalla d'Argento per la poesia Anima. Nel 2005, Farfalla d'Argento per la prosa con Lucciola, Farfalla d'Argento per la poesia con Rosa di Maggio. Poi questo premio, 50 e più, si è trasferito a Levico Terme, sempre in Trentino. E nel 2006... ha vinto la Farfalla d'Argento per la prosa con Una lettera per me, e sempre nel 2006 in quell'occasione Farfalla d'Argento per la poesia con Nostalgia. Nel 2007 menzione speciale per la prosa Viaggio in Maremma, e Farfalla d'Argento per la poesia La Sera, sempre a Levico. E sempre a Levico nel 2010 menzione speciale per la prosa Il ritorno, e Farfalla d'Argento per la poesia Le quattro stagioni. Poi nel 2011 ha partecipato ad Assisi, e qui c'era un punto interrogativo, perché quando mi ha dato questo ancora non si sapeva che cosa sarebbe successo ad Assisi. Infatti oggi ho saputo che ha avuto la menzione speciale per la prosa con C'era una volta, e la Farfalla d'Argento per la poesia con Lo stupore. Bene. Ora, ditemi voi se con tutta questa pappardella di roba non doveva venire fuori almeno un libriccino come questo, eh? Senz'altro. Bene, questo libro, fra l'altro, ce l'ha presentato Valentina Gestri, mi sembra che dopo tutta la preoccupazione per arrivare a tirare fuori questo bel lavoro e, insomma... meritava che facesse anche la presentazione. Allora, una cosa che mi piace leggere di Anna Maria è l'inizio, che questa si può, come si definisce? È una introduzione poetica, e infatti mi piace molto, e dice: le mie parole in libertà non le ho cercate, loro mi sono venute incontro, forse da troppo tempo soffocate nel pensiero, nell'anima. Forse era giunto il momento di prendere il volo e posarsi su queste pagine,
Sono poesie e non poesie, sono ricordi, pensieri, sentimenti trasformati in parole, per non dimenticare e forse per non farsi dimenticare. Avrei un solo desiderio, vedere in te un po' di emozione. Allora, io mi sono segnato alcune cose che mi sono piaciute particolarmente. Io la signora Mani la conosco da tanti tanti anni, perché veniva sempre al mio albergo a Firenze con le polizze di assicurazione. Sì, e io mi ricordo sempre questa bella signora che entrava elegante al Balestri e parlava sempre con mio padre, discutevate di prezzi, di polizze, come si può risparmiare, cosa mi garantisce, E la signora non doveva essere agente di assicurazioni, però si è ritrovata a suo malgrado per circostanze della vita, però ha avuto molto successo. E nulla, c'è una poesia che a me piace molto perché so a chi è indirizzata questa poesia, come tante cose che ci sono in questo libro, una poesia che si intitola Il tuo ricordo. Io vivrò ancora ogni giorno accompagnandomi ai battiti del tuo cuore, aggrappata all'amore che ti ha legato a me. Io vivrò attraverso le cose che amavi, che brilleranno nel mio ricordo. Io vivrò nei libri, nella musica, nell'arte, che mi donano coriandoli di felicità. Io vivrò solo se la tua anima darà respiro al mio cuore infranto con frammenti di serenità. L'ho letta bene? Vai benissimo. Allora, e poi invece vorrei leggere un pezzettino di prosa che sempre a me naturalmente è piaciuto molto, perché parla, si intitola Solitudine e parla di un bell'argomento che mi riguarda anche da vicino. Io sono un amante della solitudine, qualcuno mi dice che sono un orso, però insomma non c'è niente di male, nel senso che la solitudine è anche una bella cosa se la si sa affrontare, gestire, digerire, guardare in faccia e andarci d'accordo. Poi la solitudine, non so, è una bella dimensione. Nessuno la vorrebbe mai incontrare, ma è lì dietro le nostre spalle e aspetta. Attende un nostro cedimento, un momento di inaspettata debolezza. Ci attende al traguardo dei nostri ricordi. È lungimirante, paziente, una cinica presenza invisibile. Attende in agguato il nostro sconforto. Scava dentro di noi, spenge la nostra personalità, spenge la luce della nostra speranza. Non cediamo subito, non ci facciamo ghermire dai suoi tentacoli, lottiamo, frequentiamo amici, parenti, accettiamo inviti anche inutili, leggiamo libri, giornali, ascoltiamo la musica, guardiamo la televisione fino a notte inoltrata per la paura di trovarci faccia a faccia con lei, con la temuta inesorabile solitudine che ti segue. E la senti anche nei momenti in cui pensi di essere protetto, anche quando intorno aleggia la vita. Tu senti un vuoto doloroso, tanti vuoti intorno a te, e se ti lasci andare sarai ghermito da quella inevitabile, silenziosa depressione che ti rende agli occhi di tutti una cosa scomoda, ingombrante, un personaggio negativo, diverso, incontrollabile, maniaco. Ti incammini allora verso strade senza sbocco e lasci orme nel tuo deserto, orme solitarie. Se avrai tanta, ma tanta forza di volontà, la magia ti salverà,
o un raggio di sole che arriva improvviso dopo una tempesta e ti illumina e ti riscalda e ti indica il percorso meno faticoso che ancora ti resta nel ritroso viaggio della tua vita. Nei verdi anni della nostra esistenza la solitudine è un'eventualità che non ci appartiene, che non conosciamo, perché abbiamo tanto da dare e da ricevere da tutti quelli che ci sono intorno, che amiamo e che ci amano. Non possiamo credere che intorno a noi ci sarà un vuoto incolmabile. Non capisci che sarà un incontro inevitabile, una presa di coscienza dolorosa e che pagheremo a caro prezzo l'indipendenza, il distacco, la morte, l'abbandono e tutto questo sarà in balia della solitudine. Allora veniamoci incontro, solitudine. Mettiamoci a sedere su un divano di casa nostra, oppure accanto in automobile, o su una panchina di un giardino, o sdraiate sul letto, poggiando la testa insieme sul cuscino, e parliamo. Parlare fa bene, scarica il cuore e ci sentiamo più leggeri. E poi abbiamo tante cose in comune. I nostri dialoghi mentali, le confidenze, le passeggiate solitarie, i pensieri, le preghiere, i disappunti, le incomprensioni, i desideri segreti, i sospiri di malinconia, le nostre visioni immaginarie guardando le nuvole, oppure soli io e te davanti al mare, al ricordo di un tramonto mai dimenticato, uno sguardo alla luna, alle stelle, il ricordo di un profumo, un fiore, un albero, un panorama, un viaggio. Così abbiamo fatto pace con la solitudine e con gli anni, quelli che ancora ci restano. Si stabilirà un rapporto ancora più profondo. Non sarà più l'ombra alle spalle, ma una presenza amica, rassicurante, protettiva al nostro fianco. Abbiamo ancora tante cose da confidare, da svelare, da sussurrare. Sarai una complice, una confidente, ci prenderemo per mano e comincerò ad amarti, solitudine. Penso che sia una bella lezione di maturità. Chi non ha mai sofferto di solitudine, chi non ci è passato accanto, e chi non si è spaventato all'idea della solitudine. E invece la solitudine è una dimensione che Anna Maria ci aiuta a comprendere, no? Ad analizzare e ci aiuta ad andarci d'accordo. Logicamente, come dice lei, quando uno è giovane forse è più difficile perché c'è meno esperienza di vita, c'è meno capacità anche di critica su noi stessi, quindi è una elaborazione difficile. Poi col tempo, il tempo porta molti consigli e col tempo si impara ad apprezzare anche la solitudine, a conviverci, a starci bene, insomma. Io non lo nego, mi piace molto spesso stare solo per dare libero sfogo ai miei pensieri, per fare tante cose, per scrivere, ma soprattutto proprio per pensare. E questo è il bello della solitudine. Certamente la solitudine può essere anche piena di nostalgia, di tristezza, ma anche di euforia. Insomma, in fondo, io penso questo, noi abbiamo un computer qua dentro, no? E bisogna farlo lavorare, nel bene e nel male bisogna farlo lavorare, quindi anche nel momento in cui uno dice ma sono solo, ma cosa faccio, ma mi dispero, eccetera, eccetera, facciamolo lavorare questo cervellino e volgiamo al positivo quello che... perché già la parola solitudine sembra quasi un concetto negativo, invece no, la solitudine, secondo il mio modesto avviso, è una bella cosa. Punto giusto. La signora Mani mi ha proprio... Sì, effettivamente. Guardate, io vi dico una cosa, non sono abituato a leggere di poesia, però quando lei mi dette questo malloppo,
Io mi sono anche commosso, ho detto mamma mia, starò invecchiando, però, se avrete l'opportunità di leggere questo libro vedrete che vi colpisce, vi colpirà. Bene, allora, signora vuole dire qualcosa? Io ringrazio tutti che sono venuti qui a partecipare. Perché non abbiamo mica finito, perché ora viene il brutto. Viene il brutto. Ora viene la strigliata. E ringrazio specialmente te, Valentina, che insomma avete collaborato. Mi avete dato una spinta. Va bene? Ovvia. Se no non l'avrei mai fatto, certamente. Non era nel mio DNA. DNA? Anche perché volevo lasciare queste cose solo per le mie nipoti. Bene. C'è riuscita, eh? Insomma, sì. È già un primo passo, io penso che comunque ci non saranno altre cose. Non ancora letto, eh? No, non ce l'hanno. Non sono qui non le nipoti? Non sono no, qui? No, sono lontane. Sono lontane. Va bene. Allora, riprendo il microfono per non ecco, si annotano. Allora, oggi, logicamente, per dare un tocco molto più serio a questo incontro di queste due poetesse, non poteva mancare una critica letteraria. E, cioè io non, più che fare una presentazione non posso essere anche un critico letterario. E naturalmente noi attingiamo alle nostre risorse saltinesi, che non sembra, ma ne abbiamo tante. Abbiamo tanti personaggi molto molto validi e interessanti, uno di questi è Vera Franci Riggio, che appunto passa le vacanze quassù a Saltino, lei è critica letteraria. Vi dico chi è Vera Franci Riggio e poi le passerò la parola. Vera Franci Riggio è nata in Maremma. Prima di trasferirsi a Grosseto, poi a Firenze e infine a Figline Valdarno, ha trascorso l'infanzia e la fanciullezza tra Sovana e Pitigliana. E Pitigliano, due paesi che io adoro, dove ho passato tanto tanto tempo quando ero camperista e quindi erano i miei due paesi preferiti. Luoghi che hanno improntato tutta la sua produzione poetica e narrativa, così come decisivo nella sua formazione è stato l'incontro con lo scrittore Carlo Cassola, suo docente al liceo. Tra le raccolte di poesia ricordiamo Se il grano non muore, di Ibiscos, Empoli 1991, e Come arca che naviga, sempre di Ibiscos, del 1995. Alla lunga e feconda attività di insegnante fa diretto riferimento il volume Quando Andrea rideva, seconda edizione, Ibiscos 1991, cui va aggiunto il volume di racconti Quell'estate del 44 e altri racconti, Florence Art Edizioni, Firenze 2000, che ha ricevuto il premio speciale del Centro Culturale Firenze Europa. Vincitrice di numerosi altri premi, fra cui il Fiorino d'Oro, collabora a varie riviste letterarie e svolge un'intensa attività culturale divulgativa. Ha preso parte come relatrice a vari convegni e seminari di studio, fra i quali ricordiamo i convegni Lorenzo Milani, L'etica della scrittura, Divo Barsotti, Lo spirito e la carne, Idillio dell'Era, l'ultimo mistico senese, promossi dalla comunità di San Leolino. Si è dedicata anche all'arte figurativa con interventi e testi critici, tra i quali ricordiamo la monografia Bruno Rozzoli, una presenza importante, edizione La Ginestra, 1989. È membro del direttivo dell'associazione culturale Peter Russell e della redazione della rivista romana di letteratura Polimnia. È presente nel compendio Autori italiani del secondo Novecento, edizione M&M. Vera Franci Riggio adesso ci darà una sua lettura critica delle due poetesse e a lei passo la parola. Allora, vediamo un bel microfono.
forse se metto quello, c'è da leggere. Indifferente, guarda, ti alzo. Facciamo così. Sì. Così almeno puoi sfogliare. Io vi saluto, io ho una voce piuttosto sonora, quindi mi si dovrebbe sentire bene. Vi saluto, vi ringrazio della vostra presenza, che negli eventi culturali è sempre piuttosto scarsa, per cui un bel numero così fa piacere. Dunque, prima di tutto vorrei tranquillizzare le autrici dicendo che il critico non distrugge. A questa parola critica, una società suscettibile come quella di oggi dà sempre un valore negativo, perché la società di oggi non accetta la critica. La critica intesa come sottolineatura di comportamenti e quindi nel caso di autori di scrittura, quindi sottolineature che possono essere anche consigli, oltretutto avere un valore positivo. In questo senso la critica è sempre un incentivo a migliorare, quindi mai, mai difendersi dalla critica. Quindi queste due autrici che mi sono state proposte rappresentano, come è stato già detto, due età a confronto, cioè un'età molto giovane, un'età più matura. Non si dice più vecchiaia, non siamo vecchi, siamo maturi, siamo adulti. Quindi due poetiche, quindi, cioè due modi di intendere la scrittura poetica, e a confronto, quindi non solo due età, quindi a confronto non solo nel contenuto, in ciò che dicono, ma anche nella forma, cioè nel modo con cui lo dicono. E questo, come tutti i confronti, è un atto stimolante. A me personalmente, per il temperamento che io ho, il confronto è sempre stimolante. Il confronto è quello che ci permette poi di emettere un giudizio, perché se non soppesiamo due realtà, sia umane che letterarie, come tutte le cose, come due pietanze, due libri, due macchine, mettete tutto quello che volete, due idee politiche a confronto, come facciamo a trarre il nostro giudizio? Il confronto è determinante. Chi teme il confronto si isola da tutto il contesto, si isola dagli altri e non rientra più, senza fare riferimenti assolutamente di politica, che non è il mio caso, ma si isola da quel contesto democratico che oggi tanto va di moda parlarne senza magari sapere nemmeno di cosa si parla. Vuol dire confronto, vivere con gli altri, confrontarsi con gli altri. Quindi due autrici di due età diverse, a me personalmente è una cosa che mi ha incentivato, mi ha invogliato, nonostante fossi qui per riposarmi, e invece no, sono stata tirata in ballo e questo ballo l'ho accettato volentieri, perché non sono tipo che accetto cose che non condivido nella maniera più assoluta. E quindi questi confronti vanno veduti sempre non in modo competitivo, ma con lo spirito di una ricerca costruttiva attraverso l'analisi delle inevitabili divergenze, perché due cose messe a confronto non sono uguali, non esiste mai nell'intera creazione una cosa uguale all'altra. Figuratevi una persona uguale all'altra, ognuno di noi è splendidamente diverso dall'altro,
Che monotonia sarebbe la vita se tutti fossimo uguali. E quindi questa, volevo dire, questo spirito competitivo, apro una piccola parentesi perché è un modo mio di trattare le cose, mi richiama l'incontro che c'è stato ieri o ieri l'altro, Nicola, lì al Croce di Savoia, dove prima di parlare di arte si è parlato di sport. Stranamente io che amo e ci vivo immersa da una vita nell'arte, nella letteratura, io amo in maniera straordinaria lo sport. Lo amo in maniera proprio profonda, perché vedo nello sport realizzarsi la competizione che dovrebbe, dico dovrebbe perché spesso purtroppo non lo è, ma questo lo dobbiamo combattere, il confronto con gli altri. La competizione a un certo punto sospinge a confrontarsi con l'altro e a migliorare nell'interesse collettivo. Pensate al calcio, io adoro il calcio, per cui la squadra va bene quando ognuno nel suo valore personale si prodiga però a favore di tutta la squadra, altrimenti ci sono gli individualismi che fanno naufragare anche le grandi squadre. Questo riferito allo sport, ma poi nella vita e anche nella letteratura, e si ritorna alla poesia. Nella scrittura di Anna Maria Giunti, che vi è stata illustrata ora, e scorre una vita vissuta, si sente che parla di cose che ha vissuto nel cuore, ha vissuto sulla pelle, come si dice. Non è un inventarsi, perché a volte la vita nelle pagine letterarie è inventata. La vita è una cosa concreta, che la teniamo sulle nostre spalle, che ci lascia segni incancellabili di gioia ma anche di dolore, ferite e rughe. Per questo io sono contraria, e apro un'altra parentesi, a tutti gli interventi estetici che sia donne che anche uomini oggi praticano per cancellare il tempo. Il tempo dà bellezza alla vita, il tempo dà pienezza, ricchezza alla vita, e niente è più affascinante in un volto di quelle rughe che esprimono una vita vissuta, che parlano di cose provate. Quindi lo dico ai giovani soprattutto. Questo, ricordatevelo. Quindi nella scrittura di Anna Maria c'è questa vita vissuta e ripercorsa nel ricordo realmente, sia pure nel linguaggio poetico. All'autrice, e questo è un tratto caratteristico suo e non mi dispiace, dico la verità, non importa che le sue pagine entrino nella cosiddetta letteratura. Migliaia, milioni di persone scrivono con la speranza, alcuni proprio con la certezza assoluta, di entrare nella letteratura, alta letteratura, intendendo non un paradiso esclusivo, ma tra virgolette quell'Olimpo nel quale siedono quelli che sono sempre, tra virgolette, gli dèi, cioè gli spiriti dotati, cioè quelli che sono i grandi, quelli che resteranno. Quindi quello sono cose che poi decideranno gli altri, grandissimi autori, sia in campo letterario che in campo figurativo o musicale, sono stati valutati, scoperti,
tutti nella loro grandezza, magari a distanza di secoli, Dante perfino, il sommo, il grande, l'inarrivabile Dante, diciamolo pure, a un certo punto non è che fosse molto valutato nei primi due secoli, dopo che lui scrisse la Divina Commedia, non a caso divina in tutti i sensi. Il grande Van Gogh, il grande pittore fiammingo, i cui dipinti vengono battuti all'asta oggi per decine e anche più di miliardi, è morto povero in canna, sconosciuto da tutti, trattato come un mezzo matto. Credo che il suo unico quadro lo vendette il fratello dopo che lui era morto, e oggi è Van Gogh, il grandissimo. Quindi, come vedete, aspirare a entrare nell'Olimpo dei grandi è una cosa che non compete a chi scrive. Chi scrive deve scrivere esprimendo se stesso, semplicemente, convinto anche però di avere un po' di talento, perché altrimenti riempiremo il mondo di pagine scritte e poi un giorno o l'altro avverrà come il rogo della biblioteca di Alessandria, andrà tutto in fumo, in fuoco. Quindi riempiamo di meno, ma che abbia più valore. Quindi questa Anna Maria Giunti, questa nostra autrice, mi è piaciuto, a lei non importa che la sua scrittura entri in questa cosiddetta alta letteratura, quello che conta per lei è già stato detto da Nicola ed è vero, penetrare nel cuore di chi legge. È un programma, un progetto naturale, semplice, per suscitare, come dice Lucio Battisti, vedete che mi intendo anche di canzoni moderne, del quale non mi piace la voce, ma indubbiamente i motivi sono bellissimi, ma che la voce si adatta a quei motivi, a quel parlato, così, quelle che Lucio Battisti chiama emozioni. Ricordate, no, la famosa canzone, chiamale se vuoi emozioni. Quindi Anna Maria scrive per suscitare emozioni. Il suo è sostanzialmente un diario poetico, dove si alternano e poesia, proprio un diario. E volevo dirvi che anche il sogno, questa parola che oggi è stata tanto banalizzata, usurata, usata dalla pubblicità, i sogni sono dappertutto, c'è chi sogna la mortadella, la mozzarella, chi sogna la moglie di quell'altro, quindi il sogno, parola, è stata banalizzata come parola, usurata. Anche il sogno inevitabilmente compare nella scrittura di Anna Maria, come in Valentina del resto, ma con proiezioni, criticamente si dice, diverse alla maturità ed anche oltre alla vecchiaia. Per Valentina, ve lo leggo per dare un'esemplificazione, per esempio questo sogno, lei questa materia del sogno l'ha trattata in una poesia che è intitolata Sognando la luna. Ve lo leggo perché il testo esemplifica le mie parole. Allora dice: sognando la luna, una mano è tesa, affondando, ti incita nel prato ricco di rugiada a corrermi incontro, ansiosa di abbracciarmi. La timorosa luna, abbagliata dall'imperiosa luce solare, sembra voler esaltare questo momento. Impetuosamente frantuma il fragile cristallo della realtà. Presso frenetiche paure non celarti
avanti e seguimi finalmente in questa fuga insensata. Quindi la luna incita la fuga nel sogno, la fuga è sempre verso il futuro, è sempre in avanti. Quando si fugge davanti a un pericolo, a un qualcosa, quindi ci si proietta in avanti. Per Anna Maria sempre il tema del sogno con quella valenza di proiezioni diverse, cioè riferibili al passato, ecco, leggiamo invece una poesia appunto intitolata Sogno. Sogno, e lo dice già la parola. 39. Sogno. Tenete presente nella lettura questa proiezione nel passato. Quando ero nella casa mia di infanzia, aprivo la finestra la mattina, guardavo i campi e l'argine boscoso dove si nascondeva il fiume. Poi la striscia alta e scura dei colli dominanti, barriera al mio pensare. Pensavo al mare, con dolce nostalgia di innamorata, socchiudendo gli occhi tra ciglia palpitanti, l'orizzonte pian piano si spianava in una visione tutta da creare, e tremulo e azzurro tra l'incanto e il sogno mi appariva il mare. Quindi sentite che io mi emoziono sempre parlando del mare, perché io sono maremmana e quindi noi in questa terra straordinaria che è la Maremma abbiamo montagna, abbiamo pianura, abbiamo collina e tanto mare. Per cui a Firenze, dove io sono vissuta per tanti anni, io ho detto sempre Firenze è straordinaria, meravigliosa, città di cultura, di arte, però vi manca il mare. Era una battuta evidentemente, non altro, Quindi Anna Maria ha assolto secondo le sue possibilità, perché ogni autore ha una possibilità propria, non li abbiamo tutti uguali, e con sincera umiltà, e questo è importante perché c'è troppa prepotenza oggi, troppo credersi grandi prima di fare l'apprendistato, e questo va bene, ritorniamo allo sport, e guardo gli uomini più delle donne, perché io sono un caso quasi unico per lo sport, e soprattutto nel calcio, quanti campioni che sarebbero grandissimi, non faccio nomi, non faccio il reporter sportivo, sono falliti, si sono sciupati, perché non hanno avuto e non hanno l'umiltà dell'apprendistato. Apprendistato, devono essere subito nell'Olimpo. Questo avviene anche per la scrittura, naturalmente. E quindi c'è umiltà nella poesia di Anna Maria, sincerità e consapevolezza delle proprie possibilità ed umiltà. Quindi ha assolto il compito precipuo della poesia. Vi siete mai chiesti a che cosa serve la poesia? Boh, è inutile, è una domanda assurda, la poesia praticamente non serve a niente, tanti mi dicono, capirai a cosa serve, è una domanda che non si può porre, perché non ha una sua obiettività, una sua realtà. Io penso che la poesia serva soprattutto a darci il senso della vita, e quindi il riconoscimento del suo valore, perché la vita ha un valore immenso, qualunque vita, qualunque, anche la più umile. E come può ottenere questo la poesia? Io penso che la poesia possa ottenere questo ridestando
sviluppando i sentimenti. E come li ridesta? Li ridesta attraverso le parole, che sono poi gli strumenti di chi scrive. Una poesia, una pagina di scrittura, di narrativa, qualunque, è costruita come può fare un muratore con i mattoni. Si diceva tante volte con Alberto Caramella, quel grande, non solo grande avvocato fiorentino, ma anche grandissimo pittore, che io tante volte ho presentato qui a Vallombrosa, e insieme appunto dicevamo questo, che fare poesia, scrivere, è come costruire. I mattoni dello scrittore sono le parole, quindi è un riferimento importante. Parole però in libertà, come suggerisce il titolo del libro in questione, dell'Anna Maria. Che vuol dire in libertà? In anarchia? No, la libertà non è l'anarchia. In libertà, cioè in maniera spontanea, senza forzature, ripercorrendo quel frammento di vita che è ormai alle nostre spalle. Il proposito, in proposito, mi si perdoni, ma è quasi inevitabile citare Marcel Proust, quasi inevitabile, l'autore della Ricerca del tempo perduto, 17 volumi che forse tutti è difficile leggere. A cominciare, e poi si arriva fino all'ultimo, che è il libro conclusivo, che è Il tempo ritrovato. Quindi Proust diceva, sottolineava, che è solamente attraverso la memoria che ritroviamo il tempo perduto. È quella parte nascosta cui allude Anna Maria proprio nella citazione che apre il suo libro, quando dice: in noi c'è sempre una parte nascosta. E quella parte nascosta che, a cui allude lei nella citazione, cioè è quella parte del nostro esistere dimenticata, perché non possiamo ricordare tutte, più facilmente rimossa, cioè perché non la vogliamo ricordare, taciuta, perché non si può dire, questa parte nascosta che vuole a un certo momento uscire, è una parte della vita importante, vuole uscire allo scoperto ed entrare in contatto con gli altri, perché niente vada perduto. Perché niente deve andare perduto della vita, come ho detto prima, di ogni vita. Non ci sono vite più importanti ed altre meno importanti. Sono tutte ugualmente importanti, perché perlomeno io, che sono una persona di fede profonda, anche se imperfetta, perché la fede è una cosa immensa, tutto procede dalle mani di uno spirito superiore che è il creatore, e quindi tutto ha uguale valore. Siamo noi che facciamo le statistiche, noi uomini nella nostra pochezza, e questo è il valore che l'autrice stessa dà alla sua opera. Anche nella poesia di Valentina, che è giovane, vibrano le stesse cose, perché è giovane, ma è un essere umano, è una persona, quindi vibrano sentimenti, si accendono sogni, affiorano ricordi, ma con valenze differenziate, anche i ricordi, come per il sogno. In lei, in Valentina, il ricordo, e queste sono parole sue, è ricordo di quell'attesa, cioè è rivivere un momento
scritto quindi nella memoria dove si aspettava qualcosa. Quindi c'è di nuovo la proiezione verso il futuro. Quindi dove il passato non è sepoltura, ma si congiunge subito, sia pure inconsciamente, con il sostantivo attesa, che appartiene al futuro e sa di giovanile speranza. E in fondo la romantica leopardiana rimembranza, ecco un altro da cui bisogna passare, Leopardi, non se ne può fare a meno, capito? Classico e modernissimo, eterno in questo senso, è un punto di riferimento. Io suggerisco ai giovani soprattutto, perché agli adulti non mi permetterei, parlando potrei dire quello che io penso, ma ai giovani ricordatevi che per scrivere bisogna prima leggere, bisogna molto leggere, e poi queste letture usarle no per copiare gli altri, ma perché queste letture dentro di noi formano un tesoro, una ricchezza a cui noi attingiamo per dire quello che poi dovremo dire. La lettura, io ho fatto l'insegnante per una vita, sono di una famiglia di insegnanti e quindi a un certo punto sono fermamente convinta, ne ho avuto le prove di questo. Quindi è la rimembranza, questa rimembranza che ha la leggerezza di un petalo per Valentina. Naturalmente i ricordi della gioventù non hanno la pesantezza dell'età adulta, mentre il ricordo di Anna Maria, come di ognuno di noi che non è più giovane, è appesantito dalla stanchezza del già vissuto e di cui rimangono solo briciole. Anche il tema dell'amore. Perché l'amore non è una prerogativa, prima di tutto nella sua accezione generale di amore, che vuol dire apertura verso gli altri, generosa, e non è soltanto l'amore sessuale. L'amore è tutto quello che noi abbiamo come trasposizione nostra interiore verso ciò che ci circonda, la natura, gli animali, tutto. E quindi anche il tema dell'amore è presente in tutte e due le autrici, con le già accennate diversità, quello che ho detto prima, proiezione nel futuro, ricordo, rimembranza. In Anna Maria è ricordo, ovviamente, come in ognuno di noi, e come tale è soffuso di rimpianto e di nostalgia. Questa parola nostalgia, che è straordinaria, ne parlavo una volta con Stefano Zecchi e parlavamo insieme di questa parola straordinaria, che è il dolore del ricordo, nello stesso tempo la gioia del ricordo. Io non so se voi, analizzando voi stessi, avete mai, vi siete soffermati su quella sensazione straordinaria che proviamo quando abbiamo nostalgia di qualche cosa, cioè la voglia di ritornare a qualcosa che ci ha dato gioia, sofferenza. È un dolore, ma un dolore piacevole che vorremmo prolungare all'infinito. Quindi in Anna Maria c'è questa nostalgia, per cui, vi cito soltanto alcuni versi, ecco, in questa poesia nostalgia, dove lei appunto dice: c'è il cielo con tante naviganti nuvoli bianche, con tante stelle lucenti, con la luna e la sua tenera luce, e la notte coi suoi silenzi. C'è il sole,
splendente, caldo, luminoso. I fiori dai mille colori, gli alberi salutano mossi dal vento. C'è lo squillo del telefono, la strada piena di fragore, il rumore del treno, una voce amica, la musica. Quindi tutte cose che fanno parte di un passato che viene rivisitato con una dolorosa contentezza, io direi. Ma non c'è il tuo volto, i tuoi occhi che mi guardano, la tua bocca che mi sorride, le tue mani che mi accarezzano, le tue braccia che mi stringono, la tua voce, il tuo respiro, te per non essere sola. Quindi vedete quanto, non più l'attesa questa, è qualcosa che avevamo atteso, che è arrivato e che poi abbiamo perduto questo. E nella giovane Valentina anche l'amore si presenta nella sua ambivalenza. L'amore è fuoco e cenere, è caldo e gelo, sono tutte e due le cose, come fuoco che accende e riscalda, ma che può anche sommergere la nostra voglia di vivere sotto la coltre di gelo dell'abbandono. A questo punto, molto liberamente, ma penso significativamente, mi sono un pochino divertita, mi è piaciuto guardare questa copertina. Quella di Anna Maria è dal punto di vista figurativo comprensibilissima, l'ha già detto lei con molta chiarezza. Questa di Valentina apparentemente un po' incomprensibile, apparentemente, ma niente incomprensibile nella vita. Bisogna buttarsi, bisogna osare di capire, di interpretare, altrimenti ci chiudiamo e non si capisce più nulla. Per me, io dico per me, per esempio, queste due immagini, quella di destra e quella di sinistra. Quella di destra con un piccolo cuore rosso acceso, perché il titolo è Fuochi vitali e fuochi glaciali, abbastanza enigmatico come titolo. Quindi fuochi vitali, questo cuore rosso acceso in questo cerchio, in questa figura, mi fa pensare all'atto della riproduzione, cioè gli spermatozoi maschili che penetrano quella che è la cellula femminile per dare la vita. E questo è un fuoco vitale, il centro è rosso. Quella di sinistra, la mia destra ma sinistra, mi fa pensare a quello che nell'universo vengono chiamati i famosi buchi neri, cioè quel vuoto dove gli scienziati dicono è l'antimateria, cioè una dimensione che non ancora si è manifestata, che non sappiamo forse dove tutto viene risucchiato, ma è anche quella vita. Quindi però glaciale ancora. Quindi questo mi ha fatto pensare, se mi ha fatto pensare questo, una sua valenza ce l'ha, capito? Quindi in questo senso anche in lei c'è questo fuoco che accende, riscalda, ma che può anche essere gelido, sotto la coltre gelida dell'abbandono. Sto concludendo, non vi preoccupate, a pagina 29, di lei c'era questa poesia, ecco, non è che io non lo sappia, ma leggimela te il titolo. Love Poison. Ecco. Quell'amore per cui le palpebre stentano a chiudersi, per cui il pensiero in alto si libra, per cui ogni attimo di pausa ci pare eterno, per cui ogni mancanza è vuoto, quell'amore che ci induce ad indagare specularmente quella dolce anima e tornare spesso sul luogo del dolce misfatto.
quell'amore che ci impedisce in ogni momento di evaderlo. Quando ci siamo dentro siamo fritti, non si scappa più una prigione a vita, l'amore è vero. Quell'amore che si può vedere come la pallida luna attraverso i cipressi, che illumina i pensieri, quell'amore che fa crollare ogni certezza. A me è piaciuta molto questa poesia, naturalmente. E verso la fine, il libro di Valentina, non è una critica questa, cioè è la critica come l'ho definita all'inizio, capito? Non è una condanna, tutt'altro. Verso la fine, il libro accentua una nota di pessimismo, l'ha detto anche lei, no? Queste note un po' apocalittiche, catastrofiche, del resto già presente in quell'assecondamento romantico che appartiene alla gioventù. Soltanto quando siamo giovani, cioè al di fuori delle tempeste, ci piace sognare le tempeste. È una cosa della nostra gioventù, forse si pensa così di apparire più adulti, forse quando siamo giovani, molto giovani, non ci rendiamo conto della ricchezza straordinaria della nostra ingenuità, dei nostri sogni, della nostra poca esperienza, ci sembra poco, e allora nella nostra fretta di diventare adulti, allora facciamo i grandi. Ci vestiamo da grandi, pensiamo da grandi, se siamo allegri lo nascondiamo, perché vuoi mettere un volto dall'aria un po' vissuta, è molto più affascinante. E questo è tipico dell'adolescenza e della gioventù. Di conseguenza in Valentina la forma e il lessico, cioè il linguaggio, appaiono costruiti intorno a questa ricerca di apparire grande, così come il frequente ricorso ad una lingua straniera. L'inglese, che è la lingua corrente, commercialmente parlando, oramai la seconda lingua, ma lasciamola al commercio. Usiamo per esprimere i sentimenti quello splendore della nostra lingua italiana, che non ce n'è uguali, capito? Non è una critica in quel senso, ma nel senso positivo questo. E quindi questo ricorso anche frequente ad una lingua straniera, come il desiderio di apparire più grande, fa pensare a me perlomeno con tenerezza a quella libertà non ancora raggiunta e che è purtroppo il segno di una gioventù ormai trascorsa. Solamente quando siamo adulti diventiamo liberi, non ci importa più degli altri, non ci importa più cosa dicono gli altri, eticamente parlando sempre, logico, ci liberiamo da tante sovrastrutture, ma non siamo più giovani. Vi ringrazio. Vedete che a Saltino e Vallombrosa abbiamo dei personaggi veramente eccezionali. Grazie davvero a Vera Franci Riggio. Allora, io il mio premio, la mia nipotina. Il bacino dovuto. Allora, io non voglio trattenervi oltre perché siamo già alla fine del tempo concesso. Normalmente no, nel senso, noi quando facciamo i nostri salotti cerchiamo sempre di mantenere un tempo limite per non rischiare di andare nella soglia dell'annoiamento, per cui facciamo sempre cose molto concentrate, ma che rimangano anche, si spera, più nella mente di chi partecipa. Io vorrei concludere e poi vi ricorderò brevemente quello che succederà nei prossimi giorni. Vorrei concludere con una domanda che voglio fare alle nostre due poetesse.
Una domanda molto semplice alla quale spero che ognuno di voi risponderà in maniera immediata, e cioè Valentina, che cos'è per te la poesia? Per me praticamente è corrispondente alla vita, cioè è la vita stessa, e nasce dal dolore e è sempre nata dal dolore, e come dicevo anche prima, e come sono nati i libri sono, diciamo, per me è stata una scoperta anch'essa casuale, perché per me la poesia è stata una scoperta fin dall'inizio, per me è stata una scoperta positiva, ma che non mi sarei mai aspettata, perché pensare che in prima superiore io dissi fin dall'inizio che volevo fare l'ingegnere, che è tutto... Io avevo mio figlio che voleva fare lo spazzino, poi è diventato un grande musicista, un grande jazzista, ma voleva fare lo spazzino. E mia figlia voleva fare l'autista dei tir, dei camion. Quindi, come vedi, insomma... Non per nulla scelsi lo scientifico, e poi mi accorsi quando avevo 14-15 anni che avevo interesse per queste cose, per pura casualità, non so come, non so perché, però, e quindi diciamo è iniziata a far parte della mia vita e mi ha preso sempre di più, e quindi diciamo la definirei come stessa vita. Cioè... Quindi per te la poesia è vita. Sì. E per la signora Mani che cos'è la poesia? Per me è stata una terapia di tutto quello che ho passato, di tutto quello che anche non avevo potuto esprimere alle persone, l'ho messo in uno scritto, e lo dice questa mia prefazione qui. È questa la mia poesia, una terapia. Probabilmente l'avevo dentro un po', se no non si può assolutamente improvvisare, però è stata proprio una cosa che è venuta da sé. Bene, allora io a questo punto, se qualcuno ha qualcosa da dire, lo dica ora o taccia per sempre. No, se ci sono domande, se... Vuol dire qualcosa? Vuole venire qui? Lei è molto brava. Sì, brava. È una persona straordinaria. Niente, innanzitutto... Scultrice. Io ringrazio Anna Mani che ci ha invitato insieme all'amica Giovanna, e siamo molto contenti di essere venuti, perché è stato veramente appagante questo pomeriggio, appagante per le due autrici, per la relazione della presentazione del signor Wittum, non so, e la magnifica relazione della signora Riggio, è splendido. Quindi è stato rafforzativo tutto questo anche, no, da parte della signora della critica, proprio per valorizzare i vostri lavori. Ecco, dicevo, una piccola nota, tu mi hai detto di dire due parole, semmai. Sì, certo. Mi sono un pochino documentata che nel 1999 l'UNESCO ha messo in atto il giorno della poesia, che è il 21 marzo, e guarda caso che è il giorno della primavera, no? Dell'inizio della primavera, quindi una rinascita, la poesia è sempre una rinascita. E giustamente diceva bene la signora Riggio che cos'è, è la memoria in fondo, no? Sottolineare che non vada perduta la memoria, infatti proprio questo, e tu molto bene lo trasponi nei tuoi lavori, proprio questa memoria che non è cancellata, anzi la fai emergere, la vivi, la tua terapia ti è stata salutare, perché ci hai confortato, ci dai le tue emozioni che diventano nostre, e noi sappiamo meglio leggere il nostro cuore attraverso la sensazione, il sentimento e tutto quello che gli autori, i poeti sanno dare, no? Non a caso i poeti sono grandi artisti che devono sapere un po' come il rompighiaccio di una nave, no? Avanzano e poi ti aiutano gli altri a vedere meglio quello che è il sentimento, che insomma la nostra umanità. Grazie. Delle mostre, delle cose così, lei è stata un
Bene, grazie per l'intervento. Io a questo punto direi intanto ringrazio chi ha partecipato sia nel pubblico che dietro questa tavola alla bellissima conferenza. Nulla, siccome lì ci aspetta vedo qualche cosa da sgranocchiare. Bene, io voglio soltanto dire che il prossimo appuntamento qui al Daino Bianco, nel contesto degli incontri del Daino Bianco, si intitola Abitare il limite, luogo di accoglienza di sé e dell'altro. Il relatore sarà il padre abate dell'abbazia di Vallombrosa, Don Giuseppe Casetta, e questo incontro sarà lunedì 8, quindi fra 3 giorni, alle ore 17, come al solito. Per cui tutti siete invitati e lunedì vi diremo anche, cioè, hai qualcosa da... Dimmi. Domenica faremo un'altra conferenza che si chiama Vivere lo Yoga, nella Domenica del Benessere, mancava il titolo, si parla dello yoga e del massaggio cranio-sacrale e alla fine della conferenza verrà fatta anche una dimostrazione di yoga, quindi domenica alle 5. Domenica alle 5 qui. Esatto, e sabato pomeriggio alle 5 facciamo un po' di balli latinoamericani per chi ci avesse voglia. La sera suoniamo dal vivo e appunto poi vi aspettiamo anche lunedì con questo bel incontro con il padre abate. Bene, e come vedete al Daino Bianco non si dorme, ci sono tante cose messe in calendario e vi informeremo poi via via delle successive manifestazioni. Comunque tenete sempre d'occhio anche la bacheca all'esterno del Daino Bianco, perché se ci sono delle variazioni oppure se piove per esempio vi facciamo sapere dove siamo, eccetera. E bene, io ringrazio tutti, ringrazio il Daino Bianco e ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, ringrazio le nostre due brave poetesse e ringrazio l'intervento bellissimo di Vera Franci Riggio, e ora vi inviterei appunto a dare fondo a quello che c'è là nascosto. Andiamo a vedere. Anche perché io l'ho vissuto molto in Marina, secondo me poi lei ha insegnato, io ho insegnato una a Grosseto. Allora,